Ciao a tutti da Micaela di Prima del Caffè Soddisfazioni in Cucina. Oggi ho preparato questo video per proporti una zeppola di San Giuseppe alternativa. Una delizia per occhi e palato che ti straconsiglio di provare. Guarda com'è invitante! Ho fatto un bignè di pasta choux al cacao, l'ho farcito con del frosting al mascarpone e l'ho decorato con delle scaglie di cioccolato e ciliegie candite. Potrei proporre questa meraviglia in tante occasioni. È un pasticcino da leccarsi i baffi. Andiamo subito a vedere cosa ho utilizzato e partiamo dalla pasta choux al cacao. In una casseruola su fiamma media metti 80 g di burro, 250 ml d'acqua, un pizzico di sale e la buccia grattugiata di mezza arancia. Mentre il burro si scioglie, in una terrina mescola assieme 130 g di farina e 20 g di cacao zuccherato. Appena l'acqua con il burro arriva a bollore, versa tutta la farina con il cacao. Mescola subito e ininterrottamente con un cucchiaio di legno. In pochissimo tempo farina e cacao verranno assorbiti. Quindi schiaccia l'impasto con un cucchiaio e dapprima vedrai formarsi una patina sulle pareti della casseruola e sentirai uno sfrigolio. Poi l'impasto si unirà fino a formare una palla. A questo punto lo togli dal fuoco e lo metti in una terrina. Lo allarghi con il cucchiaio e lo lasci intiepidire. Per velocizzare questo processo, di tanto in tanto gira l'impasto. Quando l'impasto sarà tiepido, incorpora le uova. Ne occorrono 4 e di media grandezza. Ne aggiungi uno alla volta e solo quando sarà ben amalgamato potrai aggiungerne un altro. E così via. Appena aggiungi un uovo, noterai che l'impasto si divide e tende a separarsi in tanti pezzi, ma con un po' di olio di gomito, schiacciando l'impasto e mescolando, l'uovo si assorbirà completamente. In ultimo otterrai un composto bello denso. A questo punto la pasta choux è pronta e andrai a metterla in un sac à poche con beccuccia stella grande. Prendi la teglia del forno, sporcala un pochino con del burro e rivestila con un foglio di carta forno. Il burro farà da collante alla carta, così quando andrai a formare le zeppole, questa resterà ben ferma. E forma delle ciambelline del diametro di 5-6 cm. Per ogni ciambellina fai 2 giri sovrapposti di pasta choux. Verranno 12 zeppole. Cuoci subito le zeppole in forno già caldo a 200 gradi per 25 minuti. Trascorso tale tempo, abbassa la temperatura a 170 gradi e cuoci per altri 25 minuti. Trascorsi anche questi, spegni il forno, apri leggermente lo sportello e lascia le zeppole al suo interno per altri 10 minuti. A questo punto puoi toglierle dal forno e le lasci raffreddare completamente, meglio se messe su una gratella.
Le zeppole impiegheranno pochi minuti per raffreddare, quindi nel frattempo prepara il frosting al mascarpone con cui farcirai le zeppole. Preparare il frosting è semplice e veloce. Metti in una terrina 250 g di mascarpone, 50 g di zucchero a velo e mescola con un cucchiaio fino ad ottenere una crema liscia ed uniforme. Poi monta 250 ml di panna. Montala fino ad ottenere una consistenza spumosa, soffice e setosa. Non dovrà essere troppo montata. Come vedi, tende a scivolare un pochino. Aggiungi la panna montata in più volte. Nella prima aggiunta mescola normalmente, così da ammorbidire il mascarpone, mentre nelle altre aggiunte dovrai mescolare con delicatezza per non smontare la panna. Mettila in un sac à poche con beccuccio a stella grande e farcisci le zeppole, prima dentro, poi fuori. Laddove il buco si dovesse essere chiuso, buca la zeppola con il beccuccio. Questa farcitura è di una bontà incredibile, sono certa che te ne innamorerai e potrai utilizzarla in tante altre occasioni. Sarà fantastica anche per accompagnare fragole o macedonia. Decora con delle scagliette di cioccolato e posiziona su ogni zeppola delle ciliegie rosse candite. In alternativa puoi usare le amarene sciroppate. Io ho usato le ciliegie candite perché in questi giorni di coronavirus non sono riuscita a reperire le amarene, ma devo dire che queste ciliegie ci stanno proprio bene con il loro colore rosso, rendono questo dolcetto ancora più invitante agli occhi. Una delizia per occhi e palato che ti straconsiglio di provare. Una zeppola alternativa alla classica di San Giuseppe, della quale ti lascio il link della ricetta a fine video e nelle info sotto al video. Una zeppola che io ho fatto per la festa del papà, ma potremo rifarla in tante altre occasioni. È un pasticcino da leccarsi i baffi. Fammi sapere con un commento e con un like se il video ti è piaciuto e soprattutto se hai rifatto la ricetta, mi piacerebbe conoscere le tue impressioni. Ti consiglio di iscriverti al canale se non l'hai ancora fatto, così da non perderti nessun video. Ciao!